Ci aspettiamo che le imprese possano riattivare gli investimenti. I 3 miliardi e 200 milioni che la Regione è riuscita a rimettere nel tessuto produttivo non devono servire solo per pagare i debiti del passato, rinunciando invece al futuro. Il governatore della Campania Stefano Caldoro sollecita il sistema imprenditoriale a guardare con fiducia appunto al futuro. Bisogna sostenere i più deboli e contemporaneamente stimolare, dice, chi è più bravo, chi produce di più, chi è capace di produrre ricchezza, e la ricchezza si produce creando posti di lavoro. Se si può pagare il passato, vuol dire che l'impresa recupera liquidità, non ci aspettiamo certo che si reinvesta tutti i 3 miliardi dal giorno dopo, ma almeno una parte consistente di questo, se c'è fiducia, e in Campania ce ne deve essere nuova rispetto a quello che abbiamo fatto, le imprese possono riattivare investimenti, questo vuol dire nuovi posti di lavoro, nuova occupazione. Caldoro guarda con favore alla proposta del presidente di Confindustria Salerno Maccauro di lanciare i bond di territorio, credo, dice, nelle forme di indebitamento se sono supportate dalla capacità dell'impresa di produrre ricchezza, perché così è possibile ripagare il debito. Credo che ogni investimento, quindi anche i bond, che potete trovare credito oggi che le banche ne fanno poco, quindi bisogna trovare nuove forme, con delle garanzie che può dare in parte anche il sistema pubblico. Io penso che il sistema pubblico non si debba mai sottrarre a una forma di partecipazione alle garanzie, col proprio patrimonio, con proprie iniziative, quello che sarà possibile fare. L'importante è selezionare veramente le attività, cioè dare risorse in debito solo ad attività produttive che producono ricchezza. Trasporti e sanità. In 3 giorni la metropolitana di Salerno è stata utilizzata da 30.000 passeggeri. Che pensa? No, ho sempre pensato la stessa cosa dal primo giorno, infatti non ho seguito, non ho risposto a polemiche che non riuscivo a capire. Io poi quando non riesco a capire le polemiche mi fermo. Tant'è vero che quello che noi avevamo pensato, avevamo detto dal primo giorno insieme anche all'assessore Vetrella, è quello che si è realizzato. Quindi noi non abbiamo sempre una parola, nel senso che se quell'iniziativa assolutamente necessaria per l'area metropolitana di Salerno, quindi nessuno discute la necessità di potenziare il sistema su ferro come su Napoli, come su Salerno, ma ci mancherebbe. Tra l'altro opere pubbliche realizzate e ferme lì, mi sembrava una follia. Il problema è che cosa decidi di fare e chi si assume la responsabilità della spesa e dell'esercizio, di far camminare i treni, trovare risorse per pagare il sistema dell'elettricità, di pagare i dipendenti, perché se non hai quelle condizioni è un errore fare un'opera pubblica che non prevede cosa farne dopo. E il tema del tanto tempo perso è stato anche perché le idee non erano chiare dall'inizio e non si sapevano bene quali erano i livelli di responsabilità. Caldoro poi commenta così l'esclusione di Elvira Lenzi, attuale manager dell'azienda ospedaliera universitaria di Salerno, dai 5 nomi indicati dai saggi, tra i quali governatore della Campania e rettore dell'Università di Salerno dovranno scegliere il nuovo manager del Ruggi. Io ci tengo a dire che siamo i primi in Italia ad aver applicato una normativa molto selettiva sulla scelta dei manager, che viene fatta prima da una commissione terza che ci dà una rosa, e la giunta quindi non decide più tra 1000 nomi, ma decide tra 5 nomi selezionati, con un criterio anche discrezionale, ma è un criterio di una commissione fatta da professori universitari, da componenti dell'Agenzia Nazionale della Salute, in più da un componente dell'Avvocatura regionale, che decidono in grande autonomia quale professionalità è più indicata per quel posto. Non sono gli altri, non sono bocciati. Hanno competenze e capacità tutti, sono tutti idonei, però devono fare 5 nomi, quindi quelli lì devono decidere 5. Hanno fatto la loro scelta, io ho aperto la busta e ho conosciuto i nomi nel momento in cui l'ho aperta, perché bisogna creare grande distanza dalla politica, dalla scelta della politica che si deve fare, delle istituzioni, ma non del processo decisionale di selezione che non spettava in questo caso alla politica, ma alla funzione tecnica. Quindi io ho conosciuto i nomi in quel momento, però mi sento dire, su quali poi devo trovare l'intesa con il rettore, quindi bisogna decidere insieme al rettore, perché è un'azienda mista. Però posso solo riconoscere il gran lavoro fatto dalla dottoressa Lenzi, di riconoscimento di grande professionalità, di grande serietà, di grande determinazione, di aver svolto questo lavoro molto bene.